Milazzo, 1 aprile 1962, è in programma la consegna della bandiera di combattimento alla fregata Luigi Rizzo F-596. In mattinata sia la quarta B del ginnasio che la quarta A, dove anch'io faccio parte, veniamo accompagnati al teatro Trifiletti per assistere a un cortometraggio su Luigi Rizzo. Caro Mario, sono sempre più convinto che se vinceremo questa guerra non sarà perché siamo i più forti, ma perché sappiamo usare la fantasia. Cos'è che mangi te? Cosa ti danno a mangiare? Fiori. Se un fiore mangi rose e tulipani. Sei libero dopo? No. C'è una passeggiata? No. Ma la riviera è bella adesso, c'è il sole. Tu pensaci. Hai mai sentito parlare di Luigi Rizzo? È un capitano di corvetta, siciliano, di Milazzo, figlio di gente di mare. Un uomo piccolo di statura che non sta mai fermo e fuma come un turco. Comanda delle nuove imbarcazioni, piccole, veloci. Si chiamano MAS. Con una di queste lo scorso dicembre aveva già mandato a picco la nave da battaglia Wien. Beh, senti che ha fatto ora. Il 10 giugno scorso esce in ricognizione da Ancona con due di questi MAS, diretto verso la Dalmazia, dove si sa che gli austriaci hanno nelle basi quattro corazzate, incrociatori, decine di torpediniere. Prima dell'alba, nei pressi dell'isola di Premuda, Rizzo avvista all'orizzonte una nuvola di fumo. Ha di fronte un'intera squadra navale che innalza la bandiera dell'imperatore. E allora decide di approfittare della luce incerta del crepuscolo per avvicinarsi alle unità più grandi. Parte all'attacco, manovra tra i caccia, per non mancarla arriva a soli 300 metri dalla corazzata Santo Stefano, sgancia i suoi due siluri, ecco, dai! E la centra in pieno. La nave è colpita a morte. Del mattino i due MAS tornano nel porto di Ancona. La città sonnecchia ancora. Ma noi della base siamo lì a far festa. Vuoi vedere che su quest'impresa D'Annunzio ci scriverà una poesia? Dopo si sfila lungo le vie di Milazzo con un pubblico eccezionale e ci si avvia al porto, dove avverrà la cerimonia. Presenti sia la figlia Maria Mina che il sindaco Recupero, nonché la moglie Giuseppina Marinaz. La cerimonia sono riuscito a recuperare un filmato che non è eccezionale per quanto riguarda la qualità, ma dal punto di vista documentale è unico.